scusa, posso passare avanti? Ho il treno tra un quarto d'ora. Nasco attore e divento performer. Le faccio scoprire cosa significa essere donna. Hai appena visto 3 modi per non essere presi ad un casting. Sono tornati i casting in presenza, evviva! In questo video scopriamo come comportarci per rispettare gli altri, ma anche noi stessi. Questo video è supportato da Artisti7607. Vai a vedere quante cose importanti fanno per gli artisti. Lascio il link al loro sito qui sotto in descrizione. E per evitare figuracce ai provini, iscriviti al mio canale. Se sei convocato per un casting, la tua agenzia ti avrà forse mandato del materiale da preparare. Certamente ti avrà mandato l'orario di convocazione. Scusa, posso passare avanti? Devo assolutamente rientrare in ufficio per le 3. Se è un casting pubblicitario, arrivi e scrivi il tuo nome su una lista. Quella lista rappresenta anche il numero d'ordine in cui si entra. Non creare problemi con le tue menate chiedendo di passare davanti a tutti. È brutto. Ci fai una pessima figura e non ti fai certamente degli amici tra i colleghi attori. E comunque non si pronuncia 3, si pronuncia 3 con la E chiusa. Excuse me, you think maybe I could cut you? I will run you over dead in the parking lot. Dead. Sii te stesso o te stessa di fronte alla camera e al casting director. Nasco attore e divento performer, ma ho una predilizione per il palcoscenico. Quella è la vera recitazione. Quando ti presenti, non recitare. Non interessa a nessuno chi vuoi fingere di essere nella vita. Alle produzioni pubblicitarie, cinematografiche, teatrali, interessi tu. Ma proprio tu. Se fingi di essere ciò che non sei, se ne accorgono subito. Ne vedono a decine di migliaia di attori. We'll call you. Thank you. You got my number? Yes. Yep, right here. Move to cheers. Goodbye. Take care now. You too. Restroom's on your left. Don't give up the day job. Prima di fare battute cretine, conta fino a 10. Ma in numeri romani. I. E così via. Te lo dico io di cosa ha bisogno quella. Ha bisogno di qualcuno che le faccia scoprire cosa significa essere donna. What the fuck? Fare battute a sfondo sessuale, razziale, discriminatorio, non solo non ti farà prendere al provino, ma metterà anche in discussione l'immagine che quel casting director ha di te. Sappi che potrebbe anche dire alla tua agenzia che non ti vuole più vedere. Vattene ora e non farti rivedere. Fare una battuta simpatica non è proibito, ma fai attenzione, non sei tra amici che ti conoscono bene, che sanno che sei la persona migliore del mondo, che sanno che quello che hai detto non lo pensi veramente. Sei di fronte a professionisti che giudicano il tuo atteggiamento soltanto in quei pochi minuti che sei inquadrato. Occhio! E se il giudizio ti pesa, beh, fare i provini non è mica un obbligo. Può fare, può farissimo! E perde, perde, perde! Già ora di andare, Bianconiglio? Lascia nei commenti una domanda, una precisazione o un insulto. A me essere giudicato mica pesa. Sto preparando un video sull'articolazione come richiesto dalla CRI e anche un video sul curriculum come richiesto da Enrico. Arrivo. Un attimo. Datemi un po' di tempo. Vai a vedere gli altri video sul canale e scopri perché fare l'attore è un lavoro difficile. Ciao. Che lavoro schifoso. Potrebbe essere peggio. E come? Potrebbe piovere.